Ciao ragazzi, sono Simone Crispo, bentornati in questo nuovo video. Oggi vi porto con me nella mia esperienza nel primo triangolare internazionale fatto dalla Nazionale Creator. È un torneo composto da tre squadre, ovvero la Nazionale Creators italiana, la Nazionale Creators spagnola e la Nazionale Creators tedesca. Questo ragazzi è il primo torneo internazionale, come ho detto prima. L'ansia è tanta perché comunque giochiamo in uno stadio di Serie A, ovvero al Blue Energy di Udine. Quindi questa è la seconda uscita per la Nazionale Creators su un campo da calcio di Serie A. E ragazzi, con molto orgoglio Paolo, il presidente della nazionale, mi ha fatto capitano dopo che purtroppo Off Samuel ha avuto quel brutto infortunio. Lo saluto come sempre e gli auguro una presta guarigione. Soprattutto, come ho detto prima, è un torneo di livello, è la prima volta che rappresentiamo realmente la nostra nazione, ovvero l'Italia, e quindi indossare la fascia in questo triangolare per me è quasi paragonabile a un sogno. Detto questo ragazzi, adesso vi mostro un po' la giornata in Ecce Farm nel ritiro che abbiamo fatto pre-partita. Vi mostrerò un po' cosa significa far parte di una nazionale creator, far parte di una squadra, e poi ragazzi dobbiamo vincere perché ho voglia di alzare la coppa. Andiamo! Oggi pre-match stiamo andando a fare allenamento, ci troviamo all'Ecce Farm come ho detto già prima. Sensazioni? Io non gioco, devi giocare tu domani da capitano. Vediamo un po' l'allenamento oggi come va con la squadra. Oggi proviamo un po' la tattica, vediamo come metterci in campo, non è che facciamo allenamento fisico. Però è importante perché appunto non giochiamo da tanto insieme, quindi dobbiamo trovare i giusti meccanismi. Assolutamente. Andiamo. Siamo senza Paolo perché Paolo sta facendo interviste e tutto. Un po' di serietà, vi chiedo un'ora e mezza, due ore di serietà, quanto dobbiamo fare allenamento, ma semplicemente perché quello che andiamo a fare domani è una cosa che sognano un po' tutti. Giocare in uno stadio di Serie A è già una cosa. Giocare in uno stadio di Serie A rappresentando l'Italia, perché ragazzi noi stiamo rappresentando l'Italia, siamo l'Italia nazionale, la nazionale creators italiana, e giocare contro la Spagna e la Germania, che anche le nostre prime squadre non è che si vogliono tanto bene in mezzo al campo, dovrebbe farvi onore. Dovete capire che comunque siamo sì qua per fare contenuti, per scherzare, per ridere, però nel momento in cui dobbiamo fare allenamento, facciamo un'ora e mezza di allenamento, ci facciamo un'attivazione, poi dopo il nostro prof, il mitico prof, ci va a fare un po' di rapidità e poi facciamo un po' di partitelle e cose. Quindi l'unica cosa che vi chiedo ovviamente, divertiamoci, perché comunque siamo qua a divertirci, però un po' di serietà durante l'allenamento e soprattutto domani, da quando ci mettiamo nel pullman fino a fine evento, dobbiamo essere seri e dobbiamo vincere. Io voglio tornare a casa con la vittoria, perché penso io, ma penso come tutti quanti voi, anche perché loro stanno belli agguerriti, come vedete la Spagna è super organizzata, la Germania ancora dobbiamo vedere nessuno della Germania, però comunque sono venuti da lì, dalla Germania, fino a qui, e ovviamente il loro obiettivo è vincere, però noi siamo in casa e dobbiamo mostrare il nostro valore. Quindi ragazzi, mi raccomando, serietà, ma basta, io non sono capace di fare queste cose. Dai, andiamo! Allenamento terminato, MVP Timone Berlini. Vuoi finire, corre? Ma che cazzo? Stai correndo ancora, stai. Domani si corre, sì. No, comunque dai. Sto abituando, un tempo di difesa e un tempo d'attacco devo fare, quindi domani. Ora ceniremo insieme alla Spagna, alla Germania. Domani Fratino ci fa vincere due partite di due. Speriamo. Io l'ho detto, c'è il video. Top difensore. Ragazzi, domani grande partita, mi raccomando, sbloccami. Mi rimetterà a nuovo, soprattutto il cap deve essere rimesso totalmente a nuovo, perché almeno c'hai un adattamento funzionale dei muscoli a livello del bacino che parte sia dalla cervicale che dal bacino. Capito? Qua c'è fastidio. Ragazzi, appena finito di cenare, adesso riunione tecnica insieme a tutta la squadra mentre qui finiscono di mangiare. Mi sembra sempre c'è la spera. Falla ogni quadro. Girati, girati. E lui!
Formula S ci carichiamo per domani. Partenza alle 9. Un'ora e un quarto di pullman. Poi stadio. Momento che mi state ascoltando. Ragazzi, ci tenevo veramente tanto a dire due parole per domani, soprattutto godetevi questa meravigliosa notte. Avrei voluto veramente tanto partecipare, purtroppo non posso, quindi mi raccomando ragazzi, vincitemi per me, giocate in squadra, perché siamo tutti una squadra, quindi ragazzi mettetecela tutta e ci vediamo quando riuscirò ad esserci. Mi raccomando, in bocca al lupo per domani, forza sempre Italia! Penso sia la prima partita seria che facciamo tutti, nel senso che abbiamo giocato sì altre partite prima di questa, ma non sono da mettere neanche in paragone, perché se è stato, non dico difficile prima, però se ci ha impegnato un po', domani sarà, deve essere una guerra, al di là di tutto quello che vogliamo rappresentare. Ovviamente dobbiamo divertirci, dobbiamo fare quello che sappiamo fare, però domani la gente non viene per perdere. La Germania, la Spagna non hanno fatto migliaia di chilometri per venire qua e perdere. Noi dobbiamo dimostrare con la squadra che siamo, perché siamo tutti bellissime persone, ci conosciamo tutti, con il nostro gioco, e quindi dobbiamo affidarci anche alle figure nuove che abbiamo portato in squadra, come Luca, il fisio che ci dirigerà la mano domani, c'è Ila, c'è Ivan, il cap, il vice cap, siamo tutti a disposizione per cercare di vincere tutti insieme, anche per Sam che non può esserci, anche per tutte le persone che avrebbero voluto esserci, ma per i lavorativi o per altro. Giochiamo da calciatori, dal primo all'ultimo minuto, e vinciamo una coppa tutti insieme. Dai, ragazzi! Faccio una riunione tecnica, non ipotetici calciatori che sono professionisti, però io da quello che ho visto ieri ho percepito che alcuni di voi veramente ci tengano tantissimo, come ci tiene il Presidente, a questa partita che va fatta da calciatori. Essere professionista a volte, cioè il passo è breve, cioè il professionista non è quello che gioca in Serie A, il professionista è quello che cura in particolare prima della partita. Quando andiamo in campo dobbiamo essere coerenti di quello che ci sta succedendo, di quello che siamo, di quello che vogliamo fare e di dove vogliamo arrivare. Perché giochiamo in uno stadio seriano. Quello accende la televisione e vede lo stadio di Udine. Ci ho giocato e ho giocato bene perché ho vinto. Questa è la cosa fondamentale che vi dovete mettere appena entrate in campo, appena venite con questa nazionale, che comunque deve mettere dei valori. Appena finita la riunione tecnica, Patrini, come senti? Ragazzi, io voglio dire una cosa, devo ringraziare questo ragazzo qua, perché dalla Crispo sfida mi ha portato a giocare su un campo di Serie A. Vabbè, meritato però. Devo ringraziare a lui se sono qua. Perché mi ha proposto alla nazionale. Adesso ci mettiamo nel pullman, un'ora e un quarto, ho sensazioni. Io vedo qua tutti carichi a palla. A prescindere da chi avremo davanti, signori, siamo qua per fare bene, forza! Spogliatoi dell'Udinese, adesso si mangia un po' di Caesar salad. Per Samuel. Per Samuel. Tanto lì c'è il grandissimo Marco. Marco, che si prende cura di noi costantemente, fondamentale. Te lo metto così, ti potrebbe dar fastidio o no? Dovete con le scarpette. Ok, proviamo. Siamo per acquistare il campo Blue Energy Stadium. Non credo che mi succederà più nella vita. Ciao, darò il massimo. Ovviamente ci sarà spazio per tutti e si giocherà, tutti avranno l'opportunità di giocare. La cosa principale, come si è detto sempre, come si è ripetuto da ieri, cerchiamo di fare la partita ordinata, precisa. Partiamo sicuramente con Leoni in porta, Patrizio, Om, Maui, che abbiamo visto adesso che riesce a giocare, Berlini, Porro, Ivan, Jay Pata, Rodino, Henry e Crispo. Questi sono i primi 11, ragazzi. Quelli che secondo noi affrontano la nazionale più forte che quella della Spagna. Sono organizzati, secondo me tecnicamente bravi, quindi sarà partita vera. Lo sappiamo, quello che si è detto, difesa ordinata sempre, attacca a destra, catena di destra attacca, catena di sinistra difende, quindi attacco con Patrizio, Om, più ordinato, se lui va rimanete voi tre più loro due sempre in 5 sotto la linea della palla. Vi dà a mano Henry che va a scalare,
quindi si forma un centrocampo a te in modo da liberare Fata, Fratino e Crispo. Penso che la mia faccia gli faccia capire tutto. Grazie al Nazionale Creator, grazie ancora, lo ripeto, ai Fuse Gamer, perché è grazie a loro che sto vivendo tutte queste emozioni. Lo sai benissimo che è un onore indossarla, Mi raccomando, facci capitano, Dai. Dai. Siamo una bella squadra, sia gli 11 che chi sta fuori. È importante anche chi sta fuori perché, come abbiamo detto, sono 25-30 minuti, sono tanti, nessuno qua in mezzo è giocatore di calcio, nessuno ha i ritmi per mantenere 2 ore di partita, perché in totale sono 2 ore, quindi siamo tutti importantissimi, dal primo all'ultimo. Poi, come ha detto Paolo, adesso, soprattutto in questo momento, ora che usciamo da questo spogliatoio, rappresentiamo la nostra nazione, la rappresentiamo in casa nostra, avanti a 800 tifosi sono venuti qui per noi, perché gli spagnoli e i tedeschi non li conoscono. Testa, mettiamoci il cuore, uno si deve fare la corsa per l'altro, l'altro la fa per l'altro. Così funziona, oggi ci aiutiamo tutti quanti a vicenda, anche chi sta in panchina, anche il fisioterapista, il direttore, il mister, tutti, siamo tutti fondamentali. È importante che vi ricordiate che siamo qui per rappresentare l'Italia. Che siamo in Nazionale Creator, siamo l'Italia. Nazione, siamo l'Italia, vai, 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 vai. È cominciata ufficialmente l'avventura della Nazionale Creators in questo triangolare con Spagna e Germania in diretta da Udine. Occhio, centrocampo attacco, eccolo qua. Jay Pata ha toccato l'arbitro non fischia, poi attenzione, un tiro da centrocampo un po' velleitario. Tra l'altro, due parole sul campo di Udine. Allora, il campo di Udine, devo dire che anche... sembra il green di un... Oh mio Dio, Fratino! Profumino! Fratino dentro l'area di rigore! La conclusione sull'esterno della rete. Ha perso il tempo! Ma si è accesa l'Italia con Andrea Fratino. Beh, buco clamoroso della Spagna che ha attenzione, acceso la luce. Grande giocata, Jay Pata va col suo mancino a servire proprio Fratino. Crispo dal limite, grande giocata, il capitano. Poi la conclusione del prof! Mamma mia! Fratino regala il pallone alla Spagna. Momento Fratino un po' confuso. Totalmente, totalmente in palla ancora. Fratino deve ancora prendere se ne va. Attenzione, il numero 10. Proprio Fratino dentro l'area di rigore. La giocata! Ed è gol! Eccolo qua! Il capitano Simone Crispo col mancino fa 1-0. Vantaggio proprio lui, il nostro capitano Hernán Crispo, 1-0. Grande azione di Fratino che ha smentito subito le nostre parole. Sgasa sulla destra, va dentro l'area di rigore e serve a Fratino un cioccolatino, a Crispo un cioccolatino. E attenzione perché è ripartita la 4%. Crispo prova ad andare, colpo di bello tacco qui. Bello per Henry Lazza. Sterzata di Henry Lazza che vede il movimento straordinario da parte di Jay Pata. Jay Pata! Mamma mia, che Italia! Tra il numero 99 Fubbe, no, cos'è che c'è scritto? Lobbe. Comunque è uno che fa TikTok cantando sui calciatori. Attenzione perché è partito, è solo davanti a Leoni il pallonetto! Arnau Marin pareggia per la Spagna, l'avevamo detto, è enorme ma è anche veloce, Pancio. Al portiere calcia un boom su quello alto da te. Non andiamo a saltare, tanto non si prende noi, andiamo sulla seconda palla. Andiamo, tanto la spizza e si prende noi. Ci disponiamo lì, perché se te vai a spizzare come se hai preso gol, eravamo tutti e due in linea, noi si fa saltare, non ci andiamo a contrasto. Si fa saltare, si va sulla seconda palla. Poi, ogni volta che si recupera
palla, si è fatto tre volte, ma tre volte in porta. Si deve, appena si recupera palla, Simo deve partire, Andre deve partire, Pasa deve partire. Questa è l'unica soluzione. Dobbiamo fare, però devi andare, appena si recupera palla, verticalizziamo. Frattino, eccolo qua, prova ad accendersi centralmente per Jay Pata. Bello pallone per la conclusione. Ancora lui dell'Italia, sempre lui, sempre Simone Crispo. 2-1. Il nostro capitano Hernán Crispo è già doppietta. 2-1. Era fuori gioco. Fuori gioco, ha annullato il gol all'Italia. No. Eh sì. Vabbè, ma allora qua arbitrino. Fuori gioco, arbitrino. È veramente una brutta persona. Credo abbia aperto la partita IVA a Barcellona, non so se. Attenzione! La possibilità dell'Italia è il tiro! Oh. E la parata grande straordinaria parata di Raikob. Grande fase difensiva della squadra avversaria che riporta la palla in centrocampo, tiro lungo sulla fascia destra. La nostra difesa sale. Attenzione! È un tiro raccapricciante sul primo palo. Parte il cross. E c'è il gol della Spagna. Clamoroso gol della Spagna. 2-1. Ce lo siamo persi. Però era, credo, un colpo di testa sugli sviluppi di un corner. Ragazzi, ma stiamo scherzando. L'avevamo detto, sono enormi, sono grossi. L'hanno messa lì. Ma chi l'ha segnato? No, ma sono due live diverse. Parliamo di calcio, ok, allora parliamo. Attenzione Crispo, grazie, Crispo salta l'uomo. Sì, portiere, poi ancora una volta chiuso dalla difesa della Spagna. Però l'Italia si è risvegliata col suo capitano, con il bomber. Si allontana Frattino, che vediamo, abbandona il campo. Si aspetta solo il fischio che arriva. Jay Pata, Jay Pata! Questa era Frattino bella. Frattino non ha neanche guardato. No, Frattino è sta direttamente con la testa campo nella doccia. E arriva il triplice fischio. E finisce qui. Fischia tre volte. Arbitrino, la Spagna batte l'Italia 2-1. Ce la siamo giocata come potevamo. Ti dico la verità. Psicodramma Italia. Però avevamo qualche difetto. Non è il nostro 11 migliore oggi. Scalza di noi, questo lo mi fa incazzare. Che loro giocavano palla lunga, e questo mi fa incazzare. Noi abbiamo perso, perché abbiamo perso tutto. Ragazzi, squadra più scalza di noi. Grazie, Facciamo schifo. Dai, ragazzi, dal calcio non lo so come hanno vinto. Due azioni più. Dietro di me stanno giocando Spagna e Germania. La situazione è che sta vincendo la Germania. La speranza è l'ultima a morire sempre. Quindi adesso testa, perché sperando che la partita finisca così, innanzitutto. Adesso testa, andiamo negli spogliatoi, ci cambiamo, perché fortunatamente abbiamo avuto un'altra possibilità. Quindi dobbiamo sfruttare. Dai, al massimo. Questa non c'è più la luce, e giocare in uno stadio al buio è la prima volta. La Juventus Stadium era giorno, date la sensazione. Lo stadio che il Napoli ha vinto lo scudetto, ora dobbiamo onorare questa maglia. Andiamo. Partita fondamentale, bisogna fare come nel 2006, mettere a posto i tedeschi al loro posto, perché nel mondo comandiamo noi, e i tedeschi spagnoli sono succubi del potere dell'Italia. Fuori i coglioni, fuori a pazzi, Napoli, Italia, fuori le palle, giochiamoci, la portiamo a casa il trofeo, a casa nostra, che si becchi fuori. Perché in questo momento situazione particolare, presidente. La situazione è tesa come una corda di un violino. E se dobbiamo vincere per forza? Dobbiamo vincere con due gol di scarto. Adesso spiego le regole per chi ci sta seguendo da casa, perché è un po' complesso. In questo momento Spagna e Germania hanno tre punti. Se l'Italia batte la Germania, anche l'Italia avrà tre punti. Per assegnare il trofeo si guarderà la differenza reti. Quindi l'Italia in questo caso deve vincere con due gol di scarto per vincere il torneo. In caso, non si sa per quale congiunzione astrale, ci siano due squadre con lo stesso punteggio di differenza reti, si va ai rigori per decretare il vincitore della finale. Conte, però. Ha sempre giocato a destra, Patrizio. Hanno sostituito Om. Sì, hanno Filippo Del Prete con Om. Attenzione Frattino, prova ad accendersi. Frattino, in mezzo, colpisce palo! Anche il palo. Di Andrea Frattino. Assurda. Si salva la Germania. Poi, Prof Porrini alla Snyder, la trequartista. Oh mio Dio! Che giocata, meraviglioso. Attenzione, il numero 10 della Germania che prova ad accendere Momo.
Chianese comunque con, secondo me gli azzurri stanno soffrendo molto il freddo. Crispo, beh, soprattutto uno che per vive prof. A Napoli. Ancora Crispo. Grande scambio tra Crispo, Fratino e il prof. Crispo la mette in mezzo ed è calcio d'angolo, no, rimessa dal fondo. È il vero nome del prof. Mio Dio, il Porro. Mamma mia, si accende il Porro. Mio Dio, Porro. Ora scambio, colpo di tacco. Pata. Gioca bene l'Italia. Jay Pata, Jay Pata. Attenzione, vediamo Mesut Özil. Prova a farsi beffe di Porro, che manda quel paese tutti. Quando gioca, oh mio Dio, Lazza è indemoniato. Harry Lazza, grande giocata. Pata, Jay Pata centralmente, gran pallone. Crispo, Crispo, Crispo. Salta anche il portiere. Crispo sale, allarga un pochettino e poi bello. Buona qui lancia, traccia qua Crispo. Per Crispo. Crispo, 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 e sbaglia tutto, ma era fuori gioco. Poi noi ragazzi, apertura brutta da parte di Maui, però se la cava Filippo Del Prete. Attenzione Jay Pata, Jay Pata, oh mio Dio, Jay Pata dentro l'area di rigore. E attenzione, attenzione, arbitrino dice che non c'è nulla. Che giocatore, e entra arbitrino, sale in cattedra, sale in arbitrino cattedra. Ancora una volta il nostro uomo arbitrino si prende le pagine dei social ed è protesta sugli spalti. Bagnolata. Vediamo, attenzione Crispo per Fratino che inciampa sul pallone. Dimostra anche lui un gran fisico per giocare a 11. Ma attenzione, il Messi turco dentro l'area di rigore. Il Messi turco, il pallone in mezzo. Waigai, 1-0 per la Germania. Sì, ma ha fatto quello che voleva, ragazzi. Ma non si può difendere così. Questo è il primo tiro in porta che hanno fatto, hanno trovato il gol, ragazzi. Riparte la nostra nazionale, forza. Attenzione, ragazzi, abbiamo una tifosa in più qua, eh. Bella la palla per Fratino, che ora Fratino, deve farlo Fratino, Andrea, se ne va. Fratino dentro l'area di rigore, ancora Fratino. Ragazzi, fine primo tempo, siamo molto sfortunati, stiamo perdendo 1-0, però sono sicuro che riusciremo ad alzare. Io mi sento sempre di troppo quando faccio queste interviste, perché poi provo a mettermi dentro ma non mi caga nessuno. Attenzione! Che gol ha fatto la Germania! 2-0, e questo è un gol vero però, eh. Mamma mia, ci sono delle proteste da parte del prof. Un gol così taglia in ginocchio. Questo è veramente un gol bellissimo. Nulla da fare per Leoni, nulla da fare per l'Italia. 2-0. Gil Bernana fa il titolare. Ma te lo dico. No, Gil Bernana, poi ragazzi, campo 11 magari. Oh mio Dio, attenzione, la palla è Jay Pata, Jay Pata dentro l'area di rigore. L'arbitro gli fa, guarda che non è gol, era fuori gioco. E lui ha detto fuori gioco. Immenso, immenso. Stavamo dicendo. Aia, siete... Jay Pata, attenzione. 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 Jay Pata non è entrato bene. Brutto, eh. Jay Pata. Però è quello che ci piaceva dall'inizio, vedere un po' di... porta subito e alza il contenuto. No, scherzi a parte, Jay Pata ha fatto un tackle un po' troppo aggressivo. Ortelli si arrabbia, arriva anche Momo. Attenzione. Occhio a Crispo. Crispo, 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 Crispo! E para! E loro hanno un portiere. Non è modern però. Wow, ti stavo dicendo sul gol migliore, secondo me... Attenzione, Crispo! Crispo! Simone Crispo illumina il Blue Energy Arena. Il nostro capitano segna il gol della maniera. E ora gli azzurri ci credono. 2-1, forza ragazzi. 2-1 Germania. Belli ha segnato una volta. Con è vero, qua è gli altri. Però. Attenzione. La conclusione ribattuta, poi Crispo, Crispo! E sbaglia anche questa, ragazzi. Sbaglia, questo è stato bravo il portiere. Però inizia. E arriva il triplice fischio. La Germania vince l'International Creators Game 2023. Potevamo sicuramente vincere entrambe le partite. Purtroppo non è stato così. Sono deluso. Sono deluso perché è una delusione. Però nonostante questo, è un insegnamento per i prossimi tornei, che questo è solo il primo torneo internazionale che faremo, quindi che questo ci sia di insegnamento a farci capire, a farci mettere un po' i piedi a terra, perché credevamo praticamente
praticamente di vincere il torneo. Siamo una bella squadra, dobbiamo essere sicuri di una bella squadra, però purtroppo a volte bisogna abbassare un po' le ali e mettere un po' vita a terra. Questa sconfitta sono sicuro che ci farà mettere appunto vita a terra. Dai, forza Italia, grazie Nazionale Creator. Adesso faremo un aperitivo con entrambe le squadre qui alla tribuna dello stadio udinese, almeno segnato. Dimmi quale, signor Crispo, perché non lo sa, ma è stato selezionato e votato come miglior giocatore di questo torneo. Quindi un applauso al capitano della nazionale italiana, Mr. Crispo! Il nostro numero 9 premia Riccardo Perazza, vicepresidente nazionale Italia Creators. Almeno una gioia! Quindi ragazzi, avventura finita qui, siamo arrivati al terzo posto perché comunque abbiamo fatto 0 punti. Nonostante ciò io ho fatto una doppietta, sono fiero e orgoglioso di aver fatto una doppietta qui, perché è assurdo venire qua sopra e poi pensare di aver giocato su questo campo. Infatti ringrazio la Nazionale Creator che ci ha dato questa opportunità, spero che non sia l'ultima. Vi ringrazio che avete guardato il video, mi raccomando commentate qui sotto se volete altri video del genere che vi porto qui nelle mie esperienze calcistiche. Concludiamo il video dicendo la solita frase: se non lo siete iscrivetevi, lasciate tanti bel mi piace, noi ci vediamo in un prossimo video, ciao, aiuto!